Ma chi di voi sta cercando una ricetta di pasta dietetica? Soprattutto dopo le feste c'è bisogno di scendere di peso, per le calorie bisogna stare attenti. E allora ho pensato di fare una bella pasta e fagioli con cotiche e salsiccia. Sapete perché è dietetica? Perché dopo che ve la siete mangiate, per 3 giorni non mangiate più. Un filo d'olio a crudo, quello là buono, mi raccomando. Guardate qua. Mamma mia, Luca, no, io non muoio, io massaggio, non fa niente. Un po' che salsicce, un po' che cotica. Ma voglio, guardate qua, cotica, com'è bello, guarda. Come se la facevano una volta. Voglio, vieni a vedere la ricetta e a riferire assieme a me, perché sa passa e fagiolo, e alla fine rompo una propria. Allora, voglio, con questo freddo ci vuole proprio una ricetta proprio che ti riscalda proprio, però... Faceva mai una pasta e fagioli semplice? No, pure casa salsiccia, cotica, voglio. Comunque, partiamo subito, incominciamo a fare un bel trito di cipolla e sedano, perché ci vuole. Facete fine, 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 cipolla e sedano, e poi faccio quello che ho visto. Voglio, olio sopraffino di ceraso, voglio. Ringraziamo il mio amico Andrea che ce l'ha dato, guardate che bell'olio. Adesso, in quest'olio qui, prendiamo cipolla e sedano, facete così, boom, boom e boom. Accendiamo sotto e fate soffriggere tanto bene. Fate soffriggere tanto bella, ma raccomando, nel frattempo io prendo la salsiccia di Luigi Poli. Grazie Luigi che ci ha dato la salsiccia e me la vado pure a sbriciolare. E poi per farla proprio leggera, proprio per quelli là che come me sono a dieta, che fai? I cotichi, i prosciutto crudo, i parma, non c'è niente. Voglio, è pesante la rosa. Ok, noi mo ci mettiamo la salsiccia sbriciolata dentro e facciamo soffriggere anche un poco, poco, pure sta salsiccia. Frattempo ci mettiamo pure il cotico. Avevo fatto leggera, leggera, light, ma chi light? Sì, fa soffriggere tanto bello. Spruzzata di vino bianco, tanto bella. Voglio, fate evaporare l'alcol e poi vi faccio vedere il resto. Il vino evaporato? Purtroppo sì, ma com'è bello il vino. Ma boh, pomodorini, ce ne mettiamo giusto 3 o 4, vai giù. E ci andiamo a mettere fagioli già lessati per farla ancora più veloce la ricetta, ok? Mischiato tutto cose e ora vi faccio vedere il resto. Mo' è il momento di aggiungere l'acqua, vai giù, mettetecene abbastanza, ok? Poi naturalmente non poche sale, come saputa, mo', non poche sale così e non poche sale... Addosso Buono contro. i malocchi. Ci vorrebbe un po' di peperoncino, ma mia moglie non No, niente vuole. peperoncino, fa male. Ah, chi lo pepe fa male. Comunque non Eppure tu fa fa. niente, non fa niente. Ci mettiamo giusto un po' di pepe. Ma non è che qua c'è passato. Ma io, mo, questi fagioli, siccome già sono cotti, però comunque dobbiamo far cuocere la salsiccia, tanto bene, eh? Lasciamo cuocere mezz'ora almeno a fiamma medio-bassa. Poi dopo faccio vedere che facciamo, aiuto. Perché la pasta sa da risotto a Inter, ma com'è bella pasta e fagioli, poi gusto fritto, ci vuole una cosa un po' più forte, Amo, ma che stai facendo? eh! Amo, state zitto, mi sto facendo un aerosol e fasole che non hai proprio idea. Mamma mia, voglio, guardate qua com'è bella sta cotichella, bella morbida, morbida e come cuoce, guardate qua i pezzi di salsiccia. Sono passati più di 30 minuti, ho fatto passare giusto 35, ok? Pasta, che ringrazio Luigi Poli, grazie Luigi! Supermercati italiani, voglio, mo' la dobbiamo far cuocere qua dentro, e mo' qua che succederà? Che facendo risottare la pasta ti esce bello cremoso, la pasta si cuoce, piglio sapore dei fasuli, o fasul, piglio sapore della cotica, tutto qua, voglio, è amore allo stato puro. Guardate come piano piano si sta ritirando l'acqua naturalmente, come sta diventando bella cremosa, mi raccomando, voglio la pasta al dente. Voglio, ma sono che ha avuto anni in Germania questa ricetta, no? Fatemi sapere se veramente sono un orgoglio per voi napoletani e italiani che insomma siamo all'estero. Ma guardate qua, guardate, guardate qua, guardate com'è bello, guardate che cremosità, ancora pochi minuti. Poi una spruzzatina di prezzemolo e ci arriviamo. Per me è pronta.
mo ci metto sempre alla fine, sempre alla fine il prezzemolo e mo voglio. Per me è finito, guardate che cremosità, vieni, guardate qua. Senza frullare i fagioli, senza niente, voglio. Ambressa, ambressa, assaggiamo. Adiete, chi l'ha mandata? Oh, aiuto, mi sono dimenticato. Un filino d'olio a crudo, quello là buono, perché ci vuole. E mo sì, aiuto. Buon appetito. Questa è proprio una pasta adatta a coloro che fanno la dieta. Mi raccomando, condividetela se volete e fatemi sapere se vi è piaciuta. Pasta e fagioli con salsiccia e cotica. Mamma mia, voglio. E quanta dice lisce? A fine robunna!